Buonasera Mister School, oggi abbiamo un appuntamento importante, abbiamo il Supercoppa di Lega, una novità quest'anno inventata da Pierre Ivan. Siamo arrivati qua già in finale, fino all'apertura, Bayern e Space Jam, una novità Peppe, non credo. Diciamo che è un rewind della finale del campionato clausura dell'anno scorso, due squadre speculari a quelle che hanno chiuso il campionato dell'anno scorso, tranne un acquisto modico per il Bayern, una partita aperta. Si pronuncia appunto aperta a qualsiasi risultato e si pronuncia spettacolo, no Manu? Sì, era il 5 giugno del 2010 quando i Space Jam vinsero la clausura, oggi vedremo un po', sarà la vendetta del Bayern. Il clima è anche diverso. Il clima è anche diverso, tra l'altro adesso sta cominciando a piovere, il pubblico comunque purtroppo scarseggia, però sicuramente i giocatori ci daranno tanto spettacolo, vedremo un po' come finirà, no? Speriamo comunque che sarà almeno all'altezza di quella finale, che è stata una grande finale, decisa negli ultimi secondi. Ricorderai il tiro di Graceffa bloccato in maniera difettosa da Santo Stefano. Una partita che ci ha entusiasmato. Oggi Graceffa però non dovrebbe essere. Graceffa non è stato disponibile per tutta la sua Coppa di Lega. Non è stato disponibile, comunque gli Space Jam sono arrivati fin qui senza di lui. I Bayern invece rispondono con la solita organizzazione. Questo nuovo acquisto, Modica, è un Mattia Leone in forma stellare. Comunque noi siamo pronti per la telecronaca, i giocatori qua si stanno riscaldando nonostante questa pioggia fittizia. Allora, a tra poco. Ecco le squadre che stanno per entrare in campo, pronta subito, stiamo quasi, la finale sta quasi per cominciare, l'arbitro ha la palla in mano e andiamo pian piano avvicinandoci verso i giocatori. Abbiamo qua il fotografo d'amico che ci disturba. Comunque, andiamo subito a fare i primi piani, i nostri giocatori, protagonisti di questa finale. Caramazza, poi Cantero, Giuffrida, Miceli Giuseppe, Campagna, il pallone d'oro, Griffo S, il capitano, arbitro Scarpaci, poi c'è Bonello, il bomber Mattia Leone, portiere Giovanni Santostefano, Leo, nuovo acquisto del Bayern, Stefano Modica, Cataldo, Catalano, e Gaetano Santostefano. Quindi la partita sta per iniziare. La partita subito e Bayern iniziano ad avere il possesso palla. Peppe Di Giovanni che fine d'aspetti, però un po' bagnato di sicuro, no? Ho pronosticato qualche giorno fa che i Bayern partivano favoriti proprio per l'andamento delle due semifinali. Bayern più in palla, già in forma campionato Space, che si sono rivolti al carattere e alle magie di Campagna e salvataggi di Griffo contro il Deportivo Aperitivo. Hanno rischiato fino adesso, ha avuto pochi palloni giocabili, il numero 18 degli Space. La Campagna, attenzione! Ceccio Campagna 1-0, a sorpresa qui arriva questo gol, grandissimo gol del pallone d'oro della clausura. Che girata meravigliosa, Manuel, ha beccato l'incrocio dei pali, una palla difficilissima anche da controllare, l'ha girata subito in porta, di prima intenzione imprendibile per Santo Stefano, un gol veramente meraviglioso, di un giocatore meraviglioso. C'era un per il Bayern. Attenzione a questa tira di Bayern, Gaetano, e tre poi Griffo, e salva sulla linea Giuffrida, subito Santo Stefano Gaetano, fa vedere i suoi centimetri, si fa valere in attacco. Qui Giuffrida compie un'ingenuità perché lascia il destro a Santo Stefano, poi rimedia però con il salvataggio sulla linea. Prova a inventare qualcosa, poi cambia tutto per Caramazza. Caramazza fa fuori Bonello, Caramazza potrebbe sentire il tiro da lì, Caramazza! E Santo Stefano Giovanni, bravissimo, puntuale il suo intervento. E qui Giovanni bravissimo perché Campagna si era quasi frapposto fra il tiro di Caramazza e il portiere dei Bayern. Ci ha messo una pezza. Micelio. Campagna il tiro! Santo Stefano Giovanni! Che parata! Campagna da lì, d'altronde aveva realizzato il vantaggio, voleva riprovarci stavolta Santo Stefano Giovanni. Non si è fatto spaventare. Ha una marcia in più rispetto agli altri. Sta rubando la scena a tutti ancora una volta. Non ci sono quasi parole. Contro gli venga fischiato. E intanto finisce qui il primo tempo. Space Jam 1, Bayern 0. Un riepilogo di questo intervallo. Una partita molto tattica. Sicuramente il vantaggio di Space Jam è meritato. Campagna sugli scudi. Campagna, il vero gioiello di questo torneo, di questa partita. Beh, come dovranno reagire adesso i Bayern? Bayern devono reagire mettendo in campo la fantasia di Leone, non può prescindere da Leone questa squadra, ma in questa partita proprio lui deve trascinare. Andiamo a prenderci un tè caldo? A tra poco. Per iniziare il secondo tempo, è iniziato proprio adesso la ripresa. Sempre Space Jam in vantaggio per uno, vediamo un po' che si inventerà Caramazza, Renato Leo. La presenza maestoso di Renato Leo.
adesso contro i Federer Bayern. Gaetano potrebbe metterlo in mezzo, Renato Leo, c'è il pareggio, 1-1 Bayern. Un fantastico azione di Leo che prima conquista il pallone e poi va a concludere questa azione. L'importanza di Renato Leo, Manuel, un difensore fantastico, pronto per qualsiasi palcoscenico, per qualsiasi squadra, merita, stramerita questo gol, il migliore dei Bayern. Ha tenuto in piedi la difesa praticamente da solo nella prima fase di gioco e adesso si è inventato una giocata fantastica in accoppiata con Santo Stefano. Tutto da rifare adesso per avanti con Campagna che viene tolta e palla, tesoro Santo Stefano, Gaetano prova a metterlo in mezzo, Miceli rischia l'autorete, tanto Campagna a terra per il gol di prima. La testa del contropiede di Spezzano, Campagna e chi lo ferma? Campagna, poi Cantaro, ottima chiusura di Santo Stefano Giovanni. Spezzano un passo di 2-1, ma attenzione perché non finita qui, Modica davanti al portiere, Alberto Grippo lo manda in confusione, poi il tiro di Leone, ma peccato questa azione che si frantuma così, non c'è neanche un minuto di pausa. Simone Grippo potrebbe tirare da lì, Simone Grippo, Santo Stefano Giovanni, poi Campagna, incredibile, appena un rigore in movimento, non so, sbaglia incredibilmente questo gol, non è da lui, non è da lui. Probabilmente non si aspettava la respinta corta di Santo Stefano sul piattone sinistro di Grippo, forse Santo Stefano poteva bloccarla, intanto quella palla è rimasta lì e Campagna si vede che si è girato con un secondo di ritardo. Fida rischia qualcosa, Santo Stefano che dà, non approfitta, tiro di Santo Stefano, c'è carezza, la traversa, però Giuffrida che cosa ha rischiato qui? Giuffrida ha sbagliato il primo controllo, è entrato in confusione e poi la presenza di Santo Stefano che è riuscito in maniera anche astuta a portare, addirittura c'è anche calcio d'angolo. Occhio al contropiede degli Spezzem, ma Catalano controlla, domestica Campagna, attenzione, c'è la vittoria! Che pareggiano e addirittura rimontano la partita. Peppe, qui Catalano ha spazzato via su Campagna che stava partendo, ma Santo Stefano che girata di giustezza, imprendibile per Grippo, vantaggio meritato. 2-1 2-1 Bayern, Space Jam in alto mare adesso. E nel momento peggiore ci sta la corsa di Cantaro. Questa palla che Cantaro, incredibile cosa ha divorato Cantaro che aveva la palla del pareggio. Ma qui Campagna praticamente un artista, Giotto gli mette la palla sul petto. Grippo indietreggia per il fratello Alberto, marcatura stretta in aria, secondo questa punizione di Campagna, Santo Stefano Giovanni ci mette la pezza. Lo ha aiutato il passo che ha fatto prima che Campagna partisse con il tiro Santo Stefano. Attenzione a questa contropiede del Bayern, Santo Stefano Gaetano arriva sul pallone, punta giù Frido, lo fa fuori Gaetano con il piede, Alberto Grippo si salva in rimessa laterale, SOS Space Jam. Bravissimo Santo Stefano che si porta il pallone sul sinistro dopo un tocco di punta sull'out. Qui la poteva chiudere tanti fare, ma intanto si chiama l'azione Giuffrida prova il tiro da lì, Giuffrida, incredibile parata di Santo Stefano Giovanni. Peppe, io questa palla l'ho vista in porta, fantastico di Giuffrida, ma ancora più fantastica la parata di Santo Stefano, l'uomo in più. Ancora Giuffrida, Santo Stefano Giovanni ci mette ancora la sua. Occhio a questa posizione di Campagna, parte la rincorsa di Campagna, Santo Stefano Giovanni, poi Cantaro, eroico Santo Stefano Giovanni, bravissimo, di puro istinto, un mostro Santo Stefano. Occhio a Giuffrida e attenzione a questi piedi, attenzione allora. Santo Stefano Gaetano contro Alberto Grippo, se segna è praticamente fatta, gli Space Jam dipendono dal loro portierone. Aspettiamo il fischio di Scarpaci. Parte il tiro di Santo Stefano Gaetano! Santo Stefano! Gaetano 3-1! Finale chiusa, Peppe! È tutta in famiglia questa finale! Finale meritata! Chiusa dai due fratelli Santo Stefano! Campagna! E finisce qui! Bayern vincono la Supercoppa di Lega! Vendetta una compiuta! Finale combattuta che ha visto il primo tempo molto contratto, nel secondo tempo abbiamo visto di più, soprattutto per merito dei Bayern Leverkusen. Il mio pronostico è stato rispettato da quello che si è visto in campo. Questo dimostra quanto ne so veramente. Io mi chiedo tanto di cappello al Peppe Di Giovanni per la sua sapienza di calcio, però bisogna dire che per compiere totalmente la vendetta bisogna vincere il campionato. Adesso le due squadre entreranno nel primo campionato, gli Space hanno bisogno un po' di rodarsi e c'è sempre il punto interrogativo di cui abbiamo parlato poc'anzi. Questi Space hanno ancora fame. Vedremo. Intanto tra un poco ci sarà la premiazione, andremo a assistere Peppe. Alla prossima! Non mi scappare, vai!
una bella di gruppo, ragazzi. Perfetto.